Una buona giornata, cari amici, ben ritrovati. Oh, spero che per voi non sia così, ma per me le vacanze sono finite, anche perché alla fine di questa settimana inizia il campionato di Serie A, per cui torniamo a full qui sul nostro canale per parlare di calcio italiano e di calcio internazionale sempre ai massimi livelli, ma mi trovate anche su Numero 10 con i progetti che ormai conoscete e mi troverete da tante altre parti. Ovviamente in questo momento il pensiero è soprattutto per la partenza della Serie A. Già da sabato inizierà a rotolare il pallone sui nostri campi in un turno spalmato da sabato a lunedì di Ferragosto. La mia prima telecronaca stagionale sarà Verona-Napoli, proprio lunedì 15 alle 18.30 al Bentegodi. Abbiamo già avuto un assaggio significativo di calcio perché nel weekend sono partite la Premier League, la Ligue 1, la Bundesliga. Parleremo in questi giorni di come si stanno configurando le cose negli altri paesi. Nel prossimo weekend parte anche la Liga e io debutterò, tra virgolette, con il nuovo, enigmatico, per certi versi surreale Barcellona contro il Rayo Vallecano. In settimana abbiamo anche la Supercoppa Europea e faremo un focus dedicato a questa partita fra il Real Madrid, campione d'Europa, e un Eintracht Francoforte che viene dall'aver vinto l'Europa League ma ha iniziato anche venendo sommersa letteralmente dal Bayern Monaco. Insomma, tantissimi argomenti e per cominciare vorrei fare una sorta di check-up alle big della Serie A, tenendo sempre presente un punto di partenza fondamentale, ovvero che oggi è l'8 agosto, che manca quasi un mese alla fine del mercato, però si giocheranno 4 giornate prima della chiusura del calciomercato estivo qui in Italia, una situazione che io continuo a definire assolutamente paradossale, con pochi sensi, perché stiamo vedendo delle squadre abbondantemente incomplete dover approcciare il campionato e insomma 4 giornate sommate alle 3 di gennaio che si giocheranno a mercato aperto vuol dire quasi un quarto di campionato con le situazioni non definite, e questo di sicuro non aiuta gli allenatori, specialmente in uno scenario in cui l'Italia deve farsi venire delle buone idee, perché abbiamo visto giocatori di riferimento partire, abbiamo visto sicuramente dei campioni di ritorno arrivare in Italia, magari buone operazioni su dei giocatori che possono crescere, però è fondamentale avere delle idee per migliorare. Allora, a qualche giorno dalla partenza, ma a tanti giorni dalla definizione di quelle che saranno veramente le squadre che affronteranno, diciamo, i primi mesi di stagione, perché poi abbiamo un'annata ulteriormente complicata dalla pausa per il mondiale, visto che da metà novembre a gennaio non si giocherà più a livello di club, avremo un mondiale molto particolare, anche per quello vi preannuncio un progetto molto interessante che sta nascendo, ma ne parleremo nel corso della stagione. Per cui cosa dobbiamo aspettarci in questo momento per le prime partite e poi in generale per la prima parte di campionato? Lo vedremo. Di sicuro, se penso oggi, lunedì mattina, alla situazione, vedo una squadra che ha dato un'accelerata ed è la Roma. La Roma che viene dall'aver vinto la Conference League l'anno scorso, per cui ha riportato in Italia un trofeo internazionale che non va assolutamente sottovalutato, anche per gli echi, per i riverberi che può avere, e la dimostrazione è stata l'entusiasmo esondante dell'ambiente romanista, anche solo ieri sera alla presentazione della squadra e l'amichevole vinta largamente con lo Shakhtar. La Roma ha fatto dei colpi importanti, la sensazione che ne farà altri, è una squadra che sicuramente è cresciuta e si configura come la realtà con le possibilità più aumentate finora. Però per me c'è sempre da considerare una cosa molto importante: in pole position ci partono i campioni d'Italia inevitabilmente, perché il Milan l'anno scorso ha vinto in modo strameritato, ha vinto crescendo, ha vinto dichiarando apertamente il proprio valore, ed è un Milan che deve ancora puntellare delle cose, ma sicuramente con De Ketelaer ha messo un giocatore di valore in prospettiva ma anche per l'immediato. E poi c'è questa essenza del Milan attuale, una squadra che sa come giocare, una squadra che ha molto entusiasmo, una squadra forte, con il fatto di aver vinto che cambia
che fa crescere, che aumenta le possibilità, anche solo per quello per cui in pole position io ci metto sempre inevitabilmente i campioni d'Italia uscenti, non solo quest'anno, ma in generale. Sento qualche dubbio attorno all'Inter per un precampionato che non è stato sicuramente brillante a livello di risultati e prestazioni, culminato insomma nella sconfitta abbastanza netta di Pescara contro il Villarreal, una sola vittoria fatta dall'Inter in queste amichevoli. Inter che invece aveva cominciato più forte a livello di acquisizioni rispetto alle altre all'inizio di questo lungo, strano e difficilissimo mercato. Io dico che è meglio fare un ragionamento un pochino più approfondito sull'Inter. Non credo che queste amichevoli siano un campanello d'allarme così grande, anche se dei discorsi sono da far quadrare. Più che altro mi sembra la Juventus la squadra che nonostante certi squilli di mercato, certi investimenti, stia dando la sensazione di essere ancora piuttosto indietro. C'è un grande enigma che è il Napoli, squadra che dovrà logicamente completarsi, se non ricostruirsi completamente in queste settimane e nella prima metà di stagione. Il lavoro di Spalletti sarà fondamentale, ma anche che tipo di rosa gli verrà data in mano. E poi ci sono situazioni da annusare, da analizzare, ad esempio la Lazio, una Lazio che avrà un anno di lavoro con Sarri, che ha fatto secondo me delle acquisizioni promettenti, ma che deve farci vedere quali sono veramente le carte, e le situazioni di Luis Alberto in primis, ma anche un po' di Milinkovic-Savic, secondo me saranno cruciali per definire la vera portata degli obiettivi della Lazio. Così come, nonostante i risultati balbettanti delle prime amichevoli, io continuo ad avere fiducia nella Fiorentina, che è squadra con un allenatore che ha le idee molto chiare e che ha portato anche degli elementi che possono fare molto bene, dei giovani già abituati al calcio internazionale, che da una parte possono avere bisogno di rilancio come Jovic, dall'altra invece sono delle certezze assolute, tipo Dodò me lo aspetto un giocatore in grado di prendersi delle prime pagine sui giornali italiani. È abbastanza un enigma anche l'Atalanta, che ha cambiato tantissimo a livello proprio di struttura, a livello di essenza, per cui facciamo qualche discorso su queste squadre, dando un'occhiata rapida anche a quello che si muove dietro. E lo ribadisco ancora una volta a scanso di equivoci: si parla della situazione all'8 di agosto, sì alla vigilia del campionato, ma a più di 3 settimane dalla chiusura del mercato. Tutto potrà essere completamente ribaltato, ma il pallone torna a rotolare sui nostri prati, e allora vediamo un po' quello che ci aspetta. Voglio iniziare dalla Roma, non perché la consideri la favorita per la conquista dello scudetto, c'è troppo gap da colmare, ma questa società, questo allenatore e questo ambiente si stanno muovendo in modo molto forte. L'anno scorso la Roma ha vinto, e questo, il discorso che facevo poco fa sul Milan, è un fatto che porta delle conseguenze concrete, perché abbiamo visto come l'ambiente abbia accolto la conquista della Conference League, che entusiasmo ci sia nei confronti di questa squadra. Sicuramente è stato il primo pesantissimo, straordinario mattone messo da José Mourinho. José Mourinho, quando è arrivato, sembrava una sorta di parafulmine mediatico, perché la Roma nel finale dell'era Fonseca era una squadra abbastanza depressa, una squadra che cercava una propria identità. Arriva Mourinho, invece Mourinho si è dimostrato non solo l'uomo giusto per prendere in mano l'ambiente, per prendere in mano tutta la faccenda tecnica che ruota attorno alla Roma, ma anche un allenatore con la capacità di attrarre un certo tipo di giocatori e poi di metterli sul campo in maniera vincente. La Roma ha vinto la Conference League, però i risultati del campionato non sono da dimenticare. La Roma è arrivata piuttosto lontana dalle posizioni di vertice. E di sicuro, oltre all'allenatore, va sottolineato una cosa che sento dire un po' troppo poco: il livello di intervento e di azione della proprietà della Roma. I Friedkin sono arrivati in Italia facendosi vedere molto poco, parlando quasi zero e facendo dei fatti molto netti. C'è uno stacco sensibile rispetto alla precedente proprietà americana, e insomma
quest'estate direi che l'accelerazione da parte della famiglia che detiene il controllo totale ormai della Roma, perché c'è stata anche l'operazione che ha portato all'uscita dalla borsa, per cui i Friedkin hanno in mano il club e i Friedkin stanno picchiando forte. La Roma è una squadra che ha preso Dybala, la Roma è una squadra che ha preso Matic, la Roma è una squadra che ha preso Wijnaldum, tutti giocatori di nome, di peso, di incisività all'interno di una squadra che sul campo riflette questo entusiasmo, quest'onda trascinante. Io fra i nuovi acquisti della Roma ci metto anche Spinazzola, che è un giocatore sicuramente non da poco, che l'anno scorso è mancato per l'infortunio patito all'Europeo, ieri sera ha giocato un'oretta contro lo Shakhtar, andrà ancora un pochino gestito il suo rientro, ma Spinazzola è un altro valore che si aggiunge. Potrebbe arrivare Belotti, insomma le notizie del mercato ci portano verso questa strada, e la Roma mi sembra che stia mettendo lì davanti un potenziale offensivo degno di obiettivi molto alti. C'è ancora la situazione attorno a Zaniolo, però io ieri sera Zaniolo l'ho visto affamato, l'ho visto coinvolto, ha fatto gol, lo ha dedicato alla curva sud, e credo che questa conformazione con Abraham centravanti, che è stato un investimento molto importante dei Friedkin e che ha immediatamente risposto, con Dybala che ha una voglia matta di stupire, di mandare messaggi dopo un'estate molto strana, con Zaniolo dall'altra parte, con Pellegrini che può arrivare a rimorchio a formare quello che è già stato ribattezzato un quadrato magico di brasiliana memoria, con Matic che dà equilibrio, con Wijnaldum, con tante alternative, con Celik che è stato preso per essere un'alternativa a Karsdorp, caratteristiche diverse, stesso tipo di caratura, di dimensione anche a livello internazionale, con Spinazzola che rientra, con altre alternative per la fascia sinistra, perché ad esempio ieri si è entrato molto bene il Sharawi, c'è Vigna che è stato provato addirittura come centrale sinistro nella difesa 3, tante cose a disposizione di José Mourinho. Sono curioso di vedere come si svilupperà il progetto, perché a me stuzzica enormemente l'idea anche di una Roma con la difesa a 4 per poter esaltare il potenziale tecnico che ha, quindi una difesa a 4 più Matic magari come schermo, Cristante è alternativa di sicuro non da poco, e poi Pellegrini, Wijnaldum, Dybala, Zaniolo, Abraham, si può giocare un grandissimo calcio, però è anche vero che Mourinho è maestro degli equilibri sotto tutti i punti di vista, e in questo momento non so quanto stia pensando alla difesa 4. Il fatto che sia stato provato Vigna come centrale di sinistra nel pacchetto 3 mi fa pensare, ecco, che un ultimo puntello importante potrebbe essere proprio un ulteriore centrale, magari di piede mancino. Io pensavo che Senesi potesse essere un giocatore molto adatto a questo progetto, a questa squadra, ma ha preso altre vie. Di sicuro la Roma parte per lottare stabilmente per i primi 4 posti, poi l'entusiasmo può andare anche oltre, ma l'entusiasmo è la cosa da maneggiare con maggior cautela nell'ambiente romano. José Mourinho credo sia l'uomo giusto, nel posto giusto. Mi aspetto una squadra che possa far divertire, una squadra che possa soffiare su questo fuoco. C'è Juventus-Roma alla terza giornata, quindi il ritorno di Dybala allo stadio, subito un test molto importante, sono curioso. Ma la squadra che ha aumentato maggiormente il proprio potenziale rispetto alla stagione scorsa è la Roma, quindi è una protagonista da considerare. Come detto, in pole position però io ci metto di default i campioni d'Italia e quindi il Milan, anche perché il Milan nella scorsa stagione ha dimostrato chiaramente, ha vinto il campionato senza essere forse la squadra più forte a livello assoluto, ma questo è un discorso che non vale nulla e sul quale si potrebbe dibattere parecchio. È assolutamente indubbio invece il fatto che il Milan sia stata la squadra migliore sul campo, la squadra che ha meritato il campionato. Vi ricordate i commenti alla fine della stagione scorsa? Ho sempre rifiutato la lettura secondo cui il campionato lo abbiano prima perso delle altre. Il campionato lo ha vinto, lo ha totalmente conquistato il Milan, e se hai vinto il campionato
campionato vuol dire che hai saputo essere migliore degli altri. Il Milan mantiene questa serie di caratteristiche che gli hanno permesso di primeggiare. Dopo qualche scossone ha confermato la dirigenza e direi che Maldini, Massara, tutto lo scouting, il modo di gestire la società rimangono una costante. Rimane una costante Stefano Pioli, architetto in dubbio di questa grandissima crescita. Rimane una costante anche il modo in cui il Milan si esprime sul campo. Ha giocato diverse amichevoli, il livello delle amichevoli, i risultati delle amichevoli sono sempre da prendere un po' con le molle, specialmente in una stagione così particolare. Però si è visto sul campo che il Milan non ha cambiato modo di esprimersi. Una squadra che ha la sua forza nel riuscire ad avere un'identità assolutamente definita, perché quando vedi il Milan sul campo sai cosa aspettarti e lo riscontri costantemente, ma sa anche mutare forme, sa avere soluzioni ad hoc per le partite specifiche e per i momenti specifici. Ha dei punti di forza comprovati, la fascia sinistra con Teo Hernandez e Leao per me è una coppia di esterni di caratura mondiale, ha questa capacità di coinvolgere all'interno i terzini, di muovere i mediani, di movimentare le situazioni d'attacco, ed è un Milan che l'anno scorso ha vinto e si finiva la stagione dicendo: è un grossissimo passo in avanti, ma è una tappa di un percorso, perché l'obiettivo di quest'anno del Milan non è solo quello di riconfermarsi in Italia, ma anche di alzare l'asticella sul terreno europeo, che è storicamente un giardino di casa per il club rossonero. In questo senso l'acquisto di De Ketelaere per me è un acquisto molto intelligente. Si può dibattere sulle cifre, si può parlare di tutto. Bisogna dare a questo ragazzo belga, che è molto giovane, il tempo di adattarsi, ma io sono abbastanza persuaso dall'idea che De Ketelaere sarà protagonista fin dall'inizio. Perché? Perché innanzitutto è un giocatore formidabile, è veramente un ragazzo che, nonostante la giovane età, ha già dato dimostrazioni sia nel calcio belga, molto diverso dal calcio italiano, sia a livello internazionale. È uno che entra perfettamente nel tipo di calcio che fa questa squadra e questo allenatore, ed è uno che può arrivare a risolvere delle criticità che erano emerse in certi momenti della scorsa stagione del Milan, ovvero la difficoltà, ripeto, in certi momenti a scardinare un certo tipo di partite. Perché De Ketelaere è uno che ha gol, che ha assist, che ha grande tecnica nel suo sinistro, ma che ha soprattutto una capacità notevolissima di muoversi negli spazi stretti, di trovare il movimento smarcante, che io credo nell'evoluzione che sta prendendo il calcio sarà una caratteristica sempre più ricercata, perché con il calcio che va sempre più verso un ritorno del concetto uomo contro uomo, con il modo in cui si esprimono le grandi squadre in questo momento, io credo che il centrocampista offensivo, il trequartista, insomma, l'elemento di incursione dal centrocampo all'attacco, che sa sulla tre quarti avversaria, in spazi stretti, muoversi nel modo giusto, può essere una chiave di volta tattica per risolvere le partite in quest'era del calcio. Lui non solo sa muoversi molto bene, ma sa anche sfondare, sa controllare orientato, ha visione periferica, è un giocatore che dà gioco alla squadra, oltre che soluzioni. Io lo penso almeno inizialmente soprattutto trequartista centrale, però è vero che può essere lavorato anche come trequartista di destra. È un giocatore che entra perfettamente in questo meccanismo, così come sono convinto che possa dare una mano Righi, che non vedo come un titolare inamovibile di partenza, come invece io penso possa essere De Ketelaere, ma come uno che completa un reparto offensivo che ha in Leao sicuramente una delle sue stelle, che ha comunque questa presenza anche se esterna di Zlatan Ibrahimovic, che ha avuto dell'importanza in questi anni, che riparte da un 9 come Giroud, che l'anno scorso ha un po' spazzato via la maledizione del numero 9, ha segnato dei gol importantissimi, la doppietta contro l'Inter, i gol dello Scudetto, il gol di Napoli. Giroud ha dimostrato di meritare assolutamente i gradi di centravanti titolare del Milan. C'è sempre un po' la situazione dell'esterno destro. Messias ha fatto un precampionato abbastanza brillante, Sane Makers è un giocatore che si rivela utile, però ecco, forse per un attacco stellare pienamente
diciamo così, indicativo di una squadra che vuole fare parecchia strada anche in Champions League, di lì si poteva pensare di fare qualcosa, però ripeto, poi è una questione di convivenza di valori, perché anche Brahim Diaz è un ragazzo che l'anno scorso aveva iniziato bene, l'ho visto fare delle cose interessanti in precampionato, è uno che ha voglia di ritagliarsi dello spazio. Semmai in questo momento si pensa più che altro al reparto di centrocampo del Milan, che ha perso che sì, e adesso c'è la questione di Tonali che ha avuto questo risentimento muscolare nell'ultima amichevole a Vicenza, dovrà fermarsi, non credo per tantissimo tempo, il Milan ha all'orizzonte il derby all'inizio di settembre, credo che comunque Tonali non mancherà per molto, e lì forse un giocatore come Renato Sanchez sarebbe stato veramente un grande salto di qualità. Detto che il Milan con Tonali e Bennacer ha una coppia di centrocampo, diciamo, titolare di livello e con grande armonia, con grande sincronismo. Sono arrivati giocatori come Adli e come Pobega che possono dare della forza, che possono dare delle rotazioni. Adli è un altro giocatore da pensare anche nell'economia di possibili mutazioni di sistema di gioco, perché Adli naturalmente sarebbe una mezzala. È stato pensato in queste prime settimane di lavoro più come trequartista, ma io continuo a non escludere la possibilità di vederlo come centrocampista centrale. Pobega è un altro ragazzo che è cresciuto a Spezia, a Torino, che adesso fa un grande salto in avanti e che quindi dovrà robustirsi, dovrà lavorare, dovrà testarsi, dovrà alzare i propri livelli, però è uno che ha meritato questo tipo di chance. Secondo me, ecco, se il Milan potesse fare un ultimo sforzo lì in mezzo, potrebbe veramente completarsi. E poi c'è la questione di una difesa che qualche gol l'ho concesso in precampionato, che parte scommettendo ancora forte su Kalulu, si è meritato questo tipo di status nel finale della scorsa stagione, che è in Tomori il proprio leader, torna Kier. Kier è un giocatore che ha un'età abbastanza avanzata, che viene da un infortunio grave, ma abbiamo visto a livello proprio di carismatico e a livello anche tecnico quanto possa essere importante. Anche in questo caso si pensava magari ad un investimento forte del Milan in difesa, è stato fatto un altro settore di campo e credo che sia stata una cosa intelligente, andato via Romagnoli, magari completare il reparto, insomma, per mettersi al riparo dai venti dell'inverno. Però insomma, il mio discorso sul Milan è questo: io continuo a vedere questa squadra schiumare fame e farlo attraverso un'espressione di gioco veloce, forte, tecnico, moderno, voglioso. Per cui io credo che il Milan sia da considerare e non viene fatto fino in fondo, nonostante abbia il tricolore sul petto, come la squadra che parte in pole position. L'Inter... non cambio il mio giudizio sull'Inter dopo aver visto queste amichevole. Vi parlavo un mesetto fa del fatto che l'Inter... avesse iniziato molto forte la campagna di rafforzamento, ancora una volta grazie alla sua straordinaria dirigenza, parando dei colpi che potevano essere complicati. L'Inter ha riportato indietro Lukaku, alla fine non è arrivato Dybala e, come vi dicevo, credevo poco alla possibilità di quel tipo di tridente. Non so se ci credesse di più la dirigenza dell'Inter e poi non si sia concretizzato per questioni di tempi e di operazioni, perché sull'Inter pende sempre la necessità di stare in paletti molto stretti e temo per l'ambiente nerazzurro che sia una necessità che verrà ricordata fino alla fine di questo mercato, perché insomma aleggia qualche ombra, qualche possibilità. Però l'Inter ha riportato a casa Lukaku, l'Inter ha preso Mkhitaryan, che è un giocatore che con Aslani, per me è un talento notevolissimo, oltre che finalmente un vice Brozovic, completa un reparto di centrocampo che a livello di completezza di valori hanno in pochi, se non nessuno, nel calcio italiano. È un Inter che ha preso un po' troppi gol in questo precampionato. È arrivato Onana, si parla della questione del portiere, Mandanovic, abbiamo visto l'anno scorso quanto sia stato importante a livello continuativo, ma anche come in certi momenti gioco forza perda un po' di smalto. È abbastanza importante, secondo me, definire delle gerarchie, almeno per la prima parte di stagione, almeno fino al Mondiale. Credo che Inzaghi voglia puntare su Andanovic anche per far ambientare Onana, che è un giocatore che deve recuperare delle cose e dimostrare il proprio effettivo valore. Ma più che il discorso sul portiere, io il discorso lo porto sul terzetto difensivo e in generale su quello che mi comunica a livello di sensazioni il gioco dell'Inter che sto vedendo in queste partite. Discorso terzetto difensivo: la posizione di Skriniar è fondamentale. La posizione di Skriniar è fondamentale perché
è il vero primo baluardo di questa squadra. C'è stata, è sfumata la possibilità di arrivare a Bremer. Dovesse rimanere Skriniar, l'Inter ha poco da temere. Skriniar che magari è stato un po' impacciato in queste prime amichevoli, ma c'è da considerare il peso della preparazione su un giocatore di questa struttura e anche il fatto che abbia avuto dei guai fisici proprio nel finale della scorsa stagione, se non ricordo male, si era fatto male in nazionale a giugno. Ma Skriniar non porta nessun dubbio, cioè l'unico dubbio che porta è la possibilità che se lo prenda qualcun altro, e questo può essere un grosso problema, perché poi andarlo a sostituire non sarebbe per nulla facile. Però i gol subiti in questo precampionato devono essere non proprio un campanello d'allarme, ma un richiamo al lavoro e all'attenzione per tutti quanti. Ma poi la difesa dell'Inter penso che presenti pochi dubbi. Un dubbio superiore me lo dà il fatto che non ci sia più Perisic. Tutti aspettano Gossens, in primis all'Inter, è stato un investimento, è un giocatore che ha dimostrato molto con l'Atalanta, con l'Inter ancora nulla, un po' in ritardo di condizione, un po' sgonfio. Il tedesco deve diventare un giocatore importante di questa squadra, uno dei volti principali. È vero che Di Marco preme molto, però è Gossens il giocatore che deve raccogliere l'eredità di Perisic. Perisic che peraltro ha già mosso i primi passi con questo interessantissimo Tottenham di Antonio Conte, ma di Premier League parliamo nei prossimi giorni. Io ho visto un Inter, soprattutto nelle ultimissime uscite, un filino impacciata, un filino preoccupata anche di esprimere il proprio gioco. Possono essere discorsi di inizio agosto, è chiaro che insomma Lukaku e Lautaro ricostruiscono un ambiente conosciuto e un ambiente estremamente produttivo, però se pensiamo all'Inter dell'anno scorso, che ribadisco per me ha fatto una stagione eccellente giocandosi lo scudetto fino all'ultima giornata, migliorando il rendimento in Champions con il superamento del girone e l'uscita a testa altissima contro la finalista perdente, ovvero il Liverpool, che ha vinto la Coppa Italia, che ha vinto la Supercoppa, proprio la stagione è stata eccellente. Ricordando l'espressione dell'Inter nella scorsa stagione, insomma, la valenza di Perisic all'interno di questo gioco era una valenza primaria. Sia per i fatti concreti portati, parlo di gol e assist, sia per questa sua presenza anche terrorizzante per gli avversari. Giocando da laterale a tutta fascia, ma giocando altissimo, Perisic era sempre uno spauracchio per tutti, con questa sua incontenibile forza fisica, con il suo atletismo, con le sue soluzioni. E questo è un qualcosa che l'Inter va a perdere un riferimento primario di gioco, e va anche a modificare le dinamiche d'attacco con il ritorno di Lukaku. Quindi, ripeto, più che allarme per i risultati, richiamo al lavoro. Deve cambiare qualcosa l'Inter, perché l'Inter è cambiata anche bene, perché, ripeto, le operazioni sono state tutte operazioni importanti e secondo me molto lucide, ma deve cambiare qualcosa, e qua il richiamo va al lavoro dell'allenatore, che al suo secondo anno, insomma, è chiamato a dare delle dimostrazioni, a dare delle risposte. Però io rimango convinto della forza dell'Inter, e che insomma l'Inter sia una delle contendenti principali per lo scudetto. Lo sarà anche la Juventus? La Juventus deve esserlo per forza, deve esserlo per storia, deve esserlo per recente passato, deve esserlo anche per volume di investimenti, perché insomma dopo una stagione complessivamente negativa, con l'obiettivo minimo centrato, ma insomma con una serie di delusioni e soprattutto con una serie di espressioni mai così brillanti, perché la Juventus l'anno scorso non è mai stata una squadra veramente brillante, veramente in grado di catturare l'occhio e di far vedere delle cose di alto livello. Insomma, si è andati avanti con Allegri, e ha un contratto importante, ha uno status importante, è un allenatore importante. Si sono fatte delle scelte, riportare a casa Pogba, puntare su Di Maria, andare a fare un investimento molto forte su Bremer, cedendo De Ligt per una cifra altrettanto cospicua. Però cosa vi dicevo un mese fa della Juventus? Che la Juventus stava mettendo dentro dei giocatori molto importanti, dichiarando ok, torniamo, ma che la Juventus avrebbe avuto l'obbligo di cambiare
radicalmente la propria immagine, la propria forma e proprio il proprio modo di esprimersi sul campo. La Juventus è una squadra che deve fare un salto nella modernità, deve velocizzarsi, deve compattarsi, deve alzare i propri livelli, alzare il proprio ritmo, alzare la propria aggressività, alzare la propria intensità. E allo stato attuale delle cose io temo debba trovare ancora una forma. L'amichevole di ieri giocata al Training Center contro l'Atletico Madrid è stato un bel pugno in faccia. 0-4, tripletto oltretutto di Morata, giocatore che qualcuno di importante a Torino rivorrebbe, ma che non so quanto sia vicino ad un ritorno in bianconero. E al di là di questo fatto, poi il gol finale di Cugna, è stata una partita totalmente a senso unico. Szczęsny ha parato un rigore, João Félix, sia lui che Perin hanno fatto interventi formidabili. La Juventus è molto indietro adesso, ha iniziato giocando col 4-3-3, poi è passato una sorta di 4-4-1-1, poi addirittura con la difesa a 3, un 3-5-1-1. È per quello che vi dico che deve trovare ancora una propria forma. Ci sono secondo me tante cose da risolvere all'interno della Juventus. Adesso è arrivato anche il problema di Pogba, che si è fatto male, che non si opera, una cosa che Allegri ha faticato molto a digerire e ha faticato ancora di più a nascondere questo suo malcontento. C'è stato anche l'infortunio di McKennie, che è importante e delimitante. La Juventus ha un bisogno esorbitante che Chiesa rientri al top il prima possibile, cosa che difficilmente avverrà prima della pausa del Mondiale. Lo rivedremo prima, Federico Chiesa, però il top, il vero Chiesa, il Chiesa continuativo, il Chiesa che strappa tutte le partite, credo che arriverà un pochino più avanti. La Juventus sta pensando anche a Kostic, che è un giocatore che a me piace molto, l'ho seguito tanto, soprattutto in Europa League l'anno scorso, dove ha fatto di più rispetto alla Bundesliga. È un giocatore che ha piede, è un giocatore secondo me anche allegriano, perché non è un esterno da tridente puro, anzi, è proprio un giocatore di fascia sinistra, assist man, che crea, che alimenta tantissimo gli attaccanti, sia con i cross che con i calci piazzati, con le palle filtranti in movimento. È un giocatore di quelli che piacciono ad Allegri, che coprono tanto campo, che hanno anche capacità di dare equilibrio, pur non essendo appunto né un'ala pura da tridente né assolutamente un terzino. È un giocatore che può inquadrarsi bene in questa Juve, che può dare una mano, però i problemi sono tanti. Centrocampo, senza Pogba e McKennie bisogna inventarsi un po' qualcosa. E io continuo a pensare che la Juve, anche a pieno regime a centrocampo, manchi il metodista, manchi Paredes. Paredes sarebbe il giocatore perfetto per le sue qualità di verticalizzazione, per il suo posizionamento, per la sua intensità. Un centrocampo, idealmente, con Locatelli, Paredes e Pogba è un grandissimo centrocampo. Però Pogba è fuori, Paredes non è ancora arrivato e ci sono questi giovani che meritano spazio. L'unico tiro in porta dell'amichevole di ieri con l'Atletico Madrid lo ha fatto Miretti. E a me piacerebbe vedere coinvolti questi giovani. Ci sono ancora dei grossi punti d'enigma. Arthur, che non esce anche per l'ingaggio. Rabiot, è andato via Ramsey. C'è Zaccaria, che è un giocatore che è stato acquistato a gennaio. Per me non è un giocatore secondario, però non ha lo status di elemento designato per la rifondazione. E poi c'è anche un discorso piuttosto sensibile per quanto riguarda la difesa. La difesa che ha perso De Ligt e Chiellini. Ha inserito Bremer. Bremer è stato il miglior difensore dello scorso campionato, se non il migliore nei primi due, nei primi tre, ma probabilmente il migliore. Bremer è un giocatore pronto per questo tipo di salto in alto, però Bremer è un giocatore che viene da un calcio completamente diverso. Lui si è esaltato, ha quasi sempre giocato con la difesa 3, ma si è esaltato particolarmente nella difesa 3 di Juric come elemento centrale di un pacchetto a 3. Soprattutto si è esaltato in una squadra che con Juric si allenava a 1000 all'ora tutta la settimana, altissima intensità sia di allenamento che di partita, gioco a uomo, dinamiche molto particolari, dinamiche opposte rispetto a quelle che trova la Juventus, dove gli impegni ogni 3 giorni e anche una certa modalità di guida porta a una gestione della settimana molto diversa rispetto a quella a cui era abituato. E poi la Juventus si gioca tendenzialmente a 4 e credo la difesa a 3, soprattutto se arriverà qualche mossa di mercato, non la vedremo proprio
mai in questa stagione, anche perché c'è un giocatore come Danilo che ti dà l'intelligenza per poter operare questo tipo di cose. Però oltre insomma all'intensità degli allenamenti, c'è anche la presenza di Bonucci al suo fianco, che è un difensore che impone un certo tipo di interpretazione. Bonucci non è quello che gradisce la difesa alta, aggressiva, l'uscita col coltello fra i denti sull'uomo. È un difensore che preferisce abbassare un pochino, mettersi anche all'interno dell'area di rigore per poi sfruttare le sue grandi capacità di impostazione. Ieri si sono visti degli scompensi difensivi molto grandi a livello individuale, ma a livello soprattutto di reparto. La Juve ha anche un problema sul terzino sinistro, perché Alessandro continua a non essere l'Alessandro sempre più lontano nel tempo e nel ricordo. Di Maria per me è il giocatore che può fare tanta differenza. All'inizio può dare una grossa mano a livello di soluzioni individuali per portare dei punti, perché Di Maria è schierato da esterno destro in un tridente, schierato più all'interno del campo in altri sistemi di gioco, e credo che lo vedremo molto all'interno del campo, perché l'idea di Allegri è quello di avvicinarlo all'area di rigore, non come mezzala, non come seconda punta, ma un po' il discorso che facevo prima su De Ketelaere, su questo tipo di giocatori, ma come l'elemento che ti fa svoltare nella zona di rifinitura, che poi diventa zona di definizione. Va anche considerato il fatto che Vlahovic è stato molto in difficoltà in questo precampionato, ma Vlahovic i suoi gol li farà e sarà il trascinatore di questa squadra. È una squadra che deve trovare la sua forma, completarsi indubbiamente per poter scaricare sul campo il potenziale che indubbiamente ha, ma che deve fare tantissime cose per arrivare a questo traguardo. Se ci arriverà, e anche in breve tempo, perché abbiamo visto l'anno scorso quanto è stata penalizzante la partenza ad handicap, la Juventus è un qualcosa di molto grande a livello di possibilità, deve arrivarci, e secondo me non è per nulla facile. Il Napoli è una squadra che non è che deve completarsi in queste ultime settimane, il Napoli deve ricostruirsi. Perché l'idea, e Spalletti lo ha chiarito in modo molto aperto e diretto, l'idea è quella di voltare completamente pagina. Sono andati via dei capisaldi degli ultimi anni del Napoli: Insigne, Mertens, ma io metto, beh, Koulibaly, ovviamente, basterebbero questi tre per capire il tipo di portata. Io metto anche Ospina in questo discorso. Si sta parlando anche della posizione di Fabian Ruiz, che sembra molto vicino al Paris Saint-Germain. È una squadra che perde un'ossatura determinante. Deve ricostruirla. E sarà una stagione di passaggio per il Napoli, che però ha la garanzia di Spalletti, uno che non sta lì a perdere tempo, e uno che può lavorare molto bene in una ricostruzione, però è una ricostruzione da fare. Il Napoli non ha un portiere in questo momento, c'è Meret, però è una situazione della quale si parla tantissimo, e Meret era dato praticamente uscito più volte in queste settimane, è rimasto anche perché non è ancora arrivato nessun altro, ma Napoli ha bisogno di definire chi sia il proprio portiere, non tanto in gerarchia, ma chi sia il portiere del Napoli. Si è parlato di Keylor Navas e di Kepa, sono profili importanti. Keylor Navas per me è sempre stato un portiere sottovalutato, ha vinto tantissimo, è stato negli spogliatoi più importanti del mondo, ha compiuto qualche errore nella sua carriera che è stato sottolineato, mentre si è sottolineato molto meno il livello di costanza e di importanza che ha avuto, specialmente nel Real Madrid, delle tre Champions League di fila, ma anche poi al Paris Saint-Germain. Abbiamo visto come è andato il primo anno anche per Gigio Donnarumma. Il problema è che Keylor Navas ha un'età, e Keylor Navas viene da un'estate in cui si è concentrato, secondo me, poco sulla preparazione, sul calcio, perché ovviamente doveva sfogare anche questa rabbia per la situazione che si è configurata al Paris Saint-Germain. Il fatto di arrivare un po' tardi potrebbe essere un problema, però Keylor Navas per me è un grandissimo portiere, e lo è anche Kepa a livello assoluto, portiere più pagato della storia del calcio. Però Kepa viene da anni in cui non è stato protagonista, e al Chelsea ha fatto fondamentalmente un buco nell'acqua, avendo anche insomma qualche problema attitudinale con allenatori diversi. Deve decidere il Napoli in porta, deve arrivare a prendere un portiere importante e andare su quello, e si è perso già un pochino di tempo. Per quanto riguarda la difesa, insomma, senza Koulibaly
cambia il mondo letteralmente. Il Napoli ha preso due profili differenti, due profili che possono crescere bene. Østergaard, secondo me, l'anno scorso al Genoa ha fatto vedere di avere delle qualità, anche delle qualità moderne. Capacità di sostenere l'uno contro uno, forte contundenza aerea, giocatore che deve un po' raffinarsi perché andare al di là sul piano agonistico si è visto, però Østergaard può essere uno che come alternativa inizialmente alla coppia principale dà a Spalletti la possibilità di lavorare su del materiale interessante. Kim è anche in questo caso una scommessa fino a un certo punto, perché di cose ne ha fatte vedere in altri scenari completamente diversi. È un profilo che ha delle qualità molto, molto interessanti, che mi danno curiosità, perché è un difensore dalla fisicità imponente, ma con velocità di recupero, con capacità di stare in alto e di andare a chiudere la porta dietro. È anche uno che ha una buona qualità di impostazione, soprattutto sul lungo. E questo per una squadra che ha Osimhen davanti e che comunque giocherà con due esterni molto ficcanti è un discorso interessante. Kim dovrà imparare la lingua velocemente, dovrà imparare le dinamiche velocemente, perché il Napoli ha bisogno di una guida difensiva e quindi non solo di un difensore capace, ma di un difensore che guidi il reparto. Deve anche un pochino migliorare invece nell'impostazione sul corto, nel pallone che gli arriva sulla pressione avversaria. Se è libero può farlo viaggiare molto bene, se arriva al pallone sulla pressione avversaria a volte può sbagliare, però sono dinamiche da costruire e credo che sia un'operazione interessante quella di Kim, così come l'essere arrivati a Mati Oliveira per il terzino sinistro. Lui e Mario Rui sono una coppia che il Napoli non aveva da un po' di tempo. Di Lorenzo è un giocatore importante, ne assumerà sempre più importanza, però ecco, la difesa ha perso Koulibaly, il centrocampo perderà probabilmente Fabian Ruiz e il centrocampo ha forse è il reparto con forse più capisaldi in questo momento, perché abbiamo visto l'anno scorso come Spalletti abbia agito su Lobotka, giocatore irrinunciabile al pari di Anguissa. Zielinski è da rispolverare, anche lì ci sono stati discorsi di mercato raccontati, però se va via Fabian Ruiz non posso pensare a una partenza anche di Zielinski. Credo che in questa stagione aumenterà ulteriormente il minutaggio di Elmas, che sa fare tante cose, sa farle in tante zone del campo, però anche lì, cioè, perdere Fabian Ruiz vuol dire perdere un punto di riferimento tecnico assoluto, ed è soprattutto davanti dove si concentrano delle incognite. È arrivato Kvaratskhelia e questo è un bel demonio, è uno che porta con sé delle fiamme, perché è un giocatore indubbiamente di talento, è uno che ha anche quella sfacciataggine tecnica dell'elemento che può immediatamente prendersi le proprie responsabilità e far vedere di che pasta è fatto. Deve un pochino centrarsi anche lui, perché a volte va un po' troppo alla ricerca della grande giocata, cerca un dribbling in più, una conduzione in più, quando invece deve entrare nei meccanismi di una squadra che, essendo una squadra di Spalletti, deve avere fluidità, deve avere continuità. Ma Kvaratskhelia è un elemento intrigante di questa nuova Serie A. Osimhen, lo hanno detto tutti, deve diventare il leader della squadra. Lo sanno, è un giocatore che vede responsabilità aumentate perché parte come titolare in questa squadra, quando prima era un'alternativa preziosa. C'è stata anche la questione Politano, adesso anche qualche problema fisico. Per me Politano è un altro che può essere un giocatore di riferimento in una squadra che lotta per i primi quattro posti, perché in questo momento non possiamo dare più orizzonti al Napoli, detto che succederanno tante cose da qui al 31 agosto, però anche Politano, insomma, ha avuto qualche settimana turbolenta. Il materiale fondamentalmente è questo, si parla di possibilità di ingressi importanti. Io Simeone ce lo vedrei molto bene al Napoli come alternativa a Osimhen, ma anche come elemento che può portarti a qualche evoluzione, a qualche discorso in più. Raspadori soprattutto, il giocatore che
che al Napoli potrebbe dare un'accelerata in questo percorso di ricostruzione. Sembrano tutti molto vicini. Raspadori per me è uno dei talenti italiani più importanti. Raspadori è un giocatore che ha già dimostrato e che ha poi questa luce, questa fiamma, questa figura che mi fa pensare che a Napoli, in una squadra come il Napoli, con un allenatore come quello del Napoli, Raspadori possa trovare il suo ambiente ideale. E anche lui è uno che può agire sotto punta, è uno che può fare l'attaccante, è uno che può aprirsi sull'esterno, bellissimo materiale da mettere a disposizione di Spalletti. Però sono tutte cose da quadrare, da completare e da mettere a sistema molto velocemente in una piazza che mi sembra anche un pochino delusa, e la cosa è un vero peccato, perché la stagione scorsa del Napoli ha sì portato dei rimpianti, ma è stata una stagione che poteva far presagire un rilancio, e il rilancio da fare è molto profondo, visto che veramente i punti cardinali persi dal Napoli sono tantissimi. Veniamo anche alle altre tre squadre che possono completare il lotto delle formazioni che almeno sulla carta partono dichiaratamente per lottare per l'Europa. La Lazio è una squadra che questo discorso di ricostruzione l'ho affrontato l'anno scorso in mezzo alle tantissime difficoltà della scorsa stagione, ma il cambio portato dall'arrivo di Sarri al posto di Inzaghi è un cambio totale, e la Lazio ha avuto bisogno di tempo per cominciare anche solo a digerirlo. Un tempo che è stato sfruttato. La stagione scorsa della Lazio è stata una stagione comunque conclusa in posizioni di Europa League, una stagione con un po' di alti e bassi, ma secondo me con una sensazione visibile e costante di crescita. E non può essere che così quando ti affidi un allenatore come Sarri. C'è bisogno di tempo, c'è bisogno di tanto lavoro. Credo che il ritiro sia stato fondamentale. Il mercato della Lazio ha portato dei giocatori che sono molto curioso di vedere all'opera. Per me Maximiano è un buonissimo portiere. Lo seguivo in Portogallo, l'ho seguito molto da vicino, vista la mia presenza sulla Liga al Granada. È retrocesso, ma è stato uno dei migliori portieri del campionato. Il portiere che ha effettuato più parate nella scorsa Liga. È uno pronto, secondo me, per prendersi delle responsabilità in una squadra di questa caratura. Portiere forte Maximiano. Poi la pressione ci sarà, è in uno scenario diverso, ma credo che sia fra le scelte che ballavano per la Lazio, almeno per quello che è il mio parere, era forse la migliore. A livello difensivo, la transizione più profonda che ha dovuto fare questa squadra dalla difesa 3 in un certo modo di Inzaghi alla difesa 4 in tutt'altro modo di Sarri, sono arrivati degli elementi che servivano. Romagnoli è stato il capitano del Milan, è ancora un giocatore giovane, è un giocatore che sa di essere di fronte all'occasione definitiva di rilancio. C'è anche un legame storico e affettivo con la realtà. Romagnoli è un leader che a Sarri può piacere, a Sarri può tornare molto utile. L'altro acquisto difensivo è stato Casale. E qua invece ci sono un po' di considerazioni da fare, perché Casale è un altro discorso che facevo prima su Bremer, che ha fatto una grandissima prima stagione in Serie A, veramente grandissima, giocando nella difesa 3 di Tudor. Difesa 3, uomo contro uomo. Difesa 4, reparto dogmatico per Sarri. Quindi il salto è molto alto per un giocatore che ha un solo anno di esperienza in Serie A. Però è anche vero che l'evoluzione di Casale è avvenuta agli ordini di Dionisi, allenatore che lo ha guidato per due stagioni consecutive in prestito in Serie B. E Dionisi è uno dalle concezioni, ecco, vicine a quelle di Sarri, vicine tra virgolette, però insomma assimilabile, sicuramente più simile. Il pacchetto di concetti calcistici di Dionisi a quelli di Sarri, che non quello di Tudor, ecco. È stato un investimento, è arrivato anche Mario Gila, è stato irrobustito il roster dei difensori e serviva. Serve secondo me comunque la figura di un vice Immobile. Immobile rimane un valore costante a tutti i livelli per la Lazio, e tra l'altro nel reparto offensivo è stato messo un elemento molto interessante come cancellieri, giocatore sarrista,
giocatore con delle caratteristiche che a me piacciono molto, perché è uno che deve imparare a gestirsi, rifinirsi e migliorarsi, però è uno che ha spunto, ha scintilla, convergenza, conclusione, è un agitatore, è uno che ha soluzioni, così come credo che aumenterà il minutaggio di Luca Romero, che è un grandissimo talento, per cui gli esterni d'attacco sono stati ben gonfiati. Secondo me un Vice Immobile rimane importante, però Sarri continua a cercare anche soluzioni alternative con dei falsi 9, ma uno lì senza velleità di titolarità, ma pronto a sfruttare i minuti, per me potrebbe essere un qualcosa di importante, un qualcosa di molto utile. I destini, la dimensione della Lazio si definirà però dalla conformazione definitiva del suo centrocampo. Dove è entrato Marcos Antonio? Marcos Antonio è un giocatore che mi ha sempre fatto impazzire. Allo Shakhtar l'ho visto giocare tantissime volte, proprio un giocatore che mi piace, perché è un giocatore che catalizza palloni e per questo è molto da calcio di Sarri. È un giocatore che si muove, è un giocatore che controlla, è un giocatore che tocca, che smista, che porta, che diventa protagonista della squadra. E io me lo immagino proprio il vertice basso della squadra di Sarri. Bisognerà vedere come impatterà con il calcio italiano, però questo è un giocatore di grande qualità e che può diventare di grande importanza. L'importanza totale nella Lazio, nel centrocampo, in tutto il mondo biancoceleste, ce l'hanno Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Luis Alberto vuole andare al Siviglia e credo ci sia poco spazio, ma lo diciamo già l'anno scorso, per un Luis Alberto nella stagione della Lazio, nella stagione alle porte, e sostituire come uno come Luis Alberto non è semplice. Ci sono giocatori come Basic che possono prendere dell'importanza, ci sono dei discorsi aperti, però Luis Alberto è il 10, Luis Alberto è stato veramente il faro tecnico degli ultimi anni. Si può cambiare qualche dinamica, però c'è bisogno di un giocatore di grande gerarchia, di grande spunto tecnico, di grande presenza con i piedi a livello di gioco, per poter avere delle ambizioni. E poi, insomma, in queste ultime settimane i tifosi della Lazio devono sperare che non arrivi davvero qualcuno con la valigia per prendere Milinkovic-Savic, perché anche quella sarebbe una perdita esorbitante. Non so dirvi, perché sono dinamiche di mercato che si sbloccheranno anche all'improvviso. Credo che la Lazio sia convinta di poter tenere, e credo anche che Milinkovic-Savic non sia assolutamente il tipo di giocatore che preme per andar via, anzi, ha una storia, ha dimostrato chi è la Lazio, e ha anche una psicologia che conosciamo, però è anche vero che se negli ultimi 10 giorni di mercato arriva una big inglese con il baule carico di sterline, come si fa? Vedremo, lì si giocano le vere ambizioni della Lazio, però la continuità di lavoro con Sarri e il tipo di giocatori che sono stati presi, ma a me fanno pensare che possa esserci un'ulteriore crescita da parte della Lazio, così come credo che nei piani ci sia un'ulteriore crescita anche della Fiorentina, che a livello di risultati in precampionato non ha fatto benissimo, ha fatto una grandiosa stagione l'anno scorso la squadra italiana. C'è stata qualche turbolenza all'inizio dell'estate, proprio nel rapporto col tecnico, la mancata conferma di Torreira, che si pensava potesse essere insomma un punto fermo, ma la Fiorentina ha reagito. La Fiorentina è andata a prendere un giocatore come Mandragora in mezzo al campo che completa questa situazione, con Amrabat sul quale si ripone fiducia in un ruolo che ha dovuto digerire, ci ha messo parecchio, però adesso sembra poter essere lui un vertice basso di centrocampo. La Fiorentina è una squadra che ha voglia di fare tante cose tecniche davanti, con molti giocatori di piede. Iconé crescerà, Nico Gonzalez per me è uno che ha già fatto molto bene al primo anno e farà sempre meglio. Jovic è un acquisto importante, perché Jovic è giovane, viene da un flop al Real Madrid, ma insomma la maglia del Real Madrid non è per tutti. Jovic è un giocatore che ha tante qualità. Deve prima di tutto quadrarci lui, perché all'origine di diverse sue difficoltà negli ultimi anni ci sono stati anche comportamenti e attitudini non del tutto professionali, bisogna dirlo, perché insomma i fatti sono conosciuti. Però nel calcio italiano e in una realtà come la Fiorentina, uno Jovic concentrato e voglioso di riprendersi quello che non si è preso negli ultimi anni è un giocatore che può fare tantissima differenza. Anche perché io credo, però qua entriamo nel discorso anche del modo di giocare, non so quanto italiano abbia in mente, non so neanche quanto sia giusto sinceramente, di variare rispetto al 4-3-3 con cui si è imposto in qualsiasi categoria. Però io credo che Jovic sia un eccellente attaccante da coppia, e la Fiorentina a gennaio ha investito su Cabral. Cabral è un giocatore ancora da scoprire,
salire nel calcio italiano, Jovic e Cabral possono essere una coppia d'attacco molto ben assortita per le caratteristiche di entrambi. Vediamo che tipo di lavoro si svilupperà e vediamo anche cosa arriverà ancora, perché mi piace tantissimo l'idea che la Fiorentina stia cercando, si è parlato di Lo Celso, insomma, una mezzala trequartista, ulteriore qualità. Perché la chiave è quella di trovare degli equilibri, visto che l'anno scorso qualche situazione con qualche gol ingenuo preso di troppo è stato un limite, però la Fiorentina i limiti l'anno scorso li ha battuti, ha fatto un campionato straordinariamente positivo, è tornata in Europa, dovrà passare attraverso i preliminari di Conference League, però la stagione è stata strapositiva e io credo che accelerare sul piano tecnico magari sia un po' ingenuo, magari sia un po' naif, magari poi si perde qualcosa, ma io credo che sia la chiave sempre da perseguire. E poi la Fiorentina, che sta anche gestendo bene la situazione di Milenkovic, che non era una situazione facile. La Fiorentina ha preso un portiere, secondo me, affidabile e voglioso di rivalsa come Gollini, uno che ci siamo un po' dimenticati, ma Gollini è un buon portiere e migliora il livello dei ruoli alla Fiorentina. E poi la Fiorentina ha preso Dodò, se Dodò sta bene può diventare uno dei terzini destri più forti del nostro campionato, perché ha tutto, perché è un giocatore di grande caratura Dodò. Quindi la Fiorentina deve maturare, deve diventare grande in questa stagione la Fiorentina, bisognerà capire se tutte le componenti sono in grado di diventarlo, però le premesse secondo me sono piuttosto brillanti. Mentre chiudo parlando dell'Atalanta, l'Atalanta secondo me è ancora ingiudicabile, l'Atalanta ha cambiato troppe cose, ha avuto troppe situazioni di stacco rispetto alle abitudini straordinarie costruite negli ultimi anni e quindi c'è ancora un po' da capire. L'amichevole col Valencia l'altra sera ho visto l'Atalanta sotto rispetto alla squadra di Gattuso. La garanzia è la continuità di Gasperini, si è deciso di andare avanti così e credo sia una cosa buona. L'altro grande vantaggio dell'Atalanta è il fatto di non fare le coppe, che da una parte è un limite perché mantenere una dimensione internazionale è importantissimo per lo status, però in una stagione del genere, dopo l'ingresso in società di nuove dinamiche, dopo i cambi anche a livello dirigenziale, e non sono cambi da poco, il fatto di dare a Gasperini la possibilità di lavorare tutta la settimana o quasi, perché poi abbiamo questa stagione spezzata in due, quindi con due gironi praticamente molto compressi, però vabbè, le coppe complicherebbero ulteriormente la situazione, la possibilità di dare a Gasperini la chance di lavorare sulla squadra il più tempo possibile è un qualcosa che può accelerare tanti processi. Per cui non, forse metto l'Atalanta all'ottavo posto in questa sorta di graduatoria, ripeto, fatta l'8 di agosto, ma è una griglia di partenza che la Dea, con i giusti incastri, può scalare anche piuttosto velocemente, quindi non la toglierei dai radar. E per il resto dobbiamo aspettare, ci sono tantissime avventure da seguire, quella del Monza che arriva in Serie A, insomma, dei botti sparati, e ce ne saranno altri. Sono curioso di vedere, ad esempio, che tipo di stagione farà il Sassuolo, il secondo anno di Dionisi, Sassuolo che ha perso Scamacca, che sta perdendo Raspadori, ma non perde Berardi e ha messo dentro degli elementi interessanti. Agustin Alvarez Martinez, oltre a Pinamonti, che ne arriva a Sassuolo, è un attaccante che può dire la sua nel calcio italiano. Sono molto curioso di vedere anche dove andrà a parare il Torino, che ha debuttato molto bene in Coppa Italia, ma insomma abbiamo visto che tipo di estate ha passato il club granata, ha perso praticamente tutti i punti di riferimento della passata stagione il Torino, non è arrivato nessuno se non Radonjić che ha debuttato molto bene, Juric non dice una parola, il Torino è abituato a operare fortemente negli ultimi giorni di mercato. Però gli ultimi giorni di mercato corrispondono alla quarta giornata e insomma Juric mi sembra veramente una pentola a pressione con il coperchio ottenuto sopra due mani. Però è anche vero che insomma Juric è un grande allenatore e questa squadra, seppur depauperata, visibilmente depauperata, ha preso le sue caratteristiche ed è una squadra che si esprime. Vedremo, il Torino ha bisogno di, ha ragione Juric, 6, 7, 8 giocatori per poter
ambire a migliorare il risultato della scorsa stagione. Vedremo, vedremo quello che succederà. Vedremo anche quello che succederà a Verona. Ieri ho visto la partita col Bari in Coppa Italia, un brutto scivolone, un brutto stop. Il Verona ha perso Tudor. Arriva Cioffi, che è un allenatore molto determinato, un allenatore anche capace, però Tudor aveva dato tanto l'anno scorso. Il Verona ha perso Casale, sta perdendo Simeone e ha perso Caprari. Anche la posizione di Barak, ieri l'ho visto entrare così così, Barak, giocatore centrale nel Verona degli ultimi anni. Ilic sul mercato, si parla molto della Lazio, ecco, Ilic è un giocatore che vedrei molto bene alle dipendenze di Sarri. Per cui il Verona ha perso il direttore sportivo, si è parlato anche di una trattativa per venderlo, deve mettersi in bolla velocemente l'Hellas. Anche il progetto Bologna mi incuriosisce, così come sono incuriosito dall'avventura di Gotti allo Spezia. Ho già visto qualche cambiamento intrigante, Giasi a tutta fascia, Gudelo mezzala, Anzola rivitalizzato, Verde seconda punta, cose interessanti, tantissime, tantissime da seguire, tantissime da vedere. E si parte sabato, si parte con Milan Udinese e poi tutto lo sviluppo del turno fra sabato, domenica e lunedì, e noi saremo costantemente qui per parlarne sul nostro canale, perché adesso ricomincia il calcio in Italia, in Europa e anche in Sud America, dove stanno giocando i quarti di Copa Libertadores e di Copa Sudamericana. È tornato Luis Suarez al Nacional, parleremo anche di questo. Si ricomincia sul serio, le vacanze, almeno per me, sono finite, per voi spero di no. Per cui buone vacanze se siete in vacanza, ma arrivederci a prestissimo qui sul nostro canale per parlare come sempre di grande calcio.